Benvenuti a Cosa c'è da sapere, approfondimenti di attualità, cultura, economia, politica e società, cura delle redazioni di Economia News e OK Italia Parliamo. Ne parliamo oggi delle novità contenute nel decreto mille proroghe 2022, perché ricordiamo è stato convertito in legge ed è entrato in vigore proprio ieri, 1 marzo. Diverse e tante sono le misure approvate per sostenere le aziende in crisi a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19. Cercheremo oggi di farne una breve panoramica, rimandandovi ovviamente all'approfondimento che potrete fare direttamente anche sul nostro giornale Economia News. Bene, la prima di queste novità è la sospensione del rimborso prestiti fino a 30.000 euro, perché sarà possibile prorogare di altri 6 mesi il rimborso del capitale. Poi ancora un'altra novità tocca la tematica del fondo di garanzia, perché viene assicurato il sostegno da parte del fondo di garanzia PMI per agevolare l'accesso al credito anche alle imprese in fascia 5 del modello di valutazione. Ricordiamo cos'è la fascia 5 del modello di valutazione: sarebbe quella fascia che comprende un livello di rischiosità, probabilità di default superiore a quello fissato dalle disposizioni solite operative del fondo. La garanzia del fondo sui finanziamenti PMI sarà quindi concessa all'80% e resterà gratuita almeno fino al 30 giugno 2022, perché si vocifera già di qualche proroga ulteriore in tal senso. Potrà essere concessa non solo per gli investimenti, ma cosa molto importante, anche per esigenza di liquidità. Altro aspetto molto importante contenuto appunto nella conversione in legge del decreto mille proroghe 2022 è la rateizzazione delle cartelle per i decaduti prima del periodo di sospensione previsto dal decreto legge Cura Italia, ovvero prima della data dell'8 marzo 2020. Si può dunque chiedere una nuova dilazione che può essere pari a 72 rate entro il 30 aprile 2022. Quindi è importante ricordarsi, se si vuole approfittare di questa nuova dilazione, di fare richiesta entro il 30 aprile 2022. Ancora un altro aspetto importante su cui vogliamo portare la vostra attenzione è quello della proroga per l'occupazione del suolo. Bene, questa è stata disposta persino al 30 giugno del 2022 per tutte quelle imprese di ristorazione, di somministrazione alimenti e bevande, quindi bar, ristoranti, eccetera, che sono titolari di concessioni o di autorizzazioni per l'utilizzo di suolo pubblico. Altro aspetto importante è quella delle perdite di esercizio 2021. Per la crisi ancora in atto viene dunque dato più tempo alle imprese per poter ripianare le perdite che sono state accumulate nel corso dell'esercizio 2021, che superano un terzo del capitale. Queste perdite potranno essere recuperate entro il quinto esercizio successivo, ovvero entro l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026. Altro aspetto anche importante di cui si è molto dibattuto è quello del limite ai contanti, perché il limite dei contanti torna al valore di 2.000 euro come era per l'anno scorso fino al 31 dicembre 2022, rimandando quindi di un anno la nuova soglia dei pagamenti sotto i 1.000 euro. Quindi non è stata annullata, ma è stata soltanto prorogata l'entrata in vigore della soglia di 1.000 euro per i pagamenti in contanti. Altro aspetto ancora su cui porto la vostra attenzione è quello della proroga del saldo IRAP 2019 a conto IRAP 2020, perché viene prorogata al 30 giugno 2022 il termine per versare senza alcun tipo di sanzioni né interessi il saldo IRAP 2019 e il primo acconto IRAP 2020. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e ovviamente per maggiori approfondimenti, per entrare nel merito delle tante novità introdotte con la conversione in legge del decreto mille proroghe 2022, potete trovare tutte le notizie del caso sul nostro quotidiano online Economia News. Arrivederci a tutti.